Abbiamo appena insieme con Emanuela intercettato Francesca, neovincitrice, ambasciatrice del Veneto. Io dico il Veneto è comunque una regione leader e quindi anche il miglior sommelier del Veneto è un sommelier leader. Beh, direi intanto il piacere di avere una signora, una gentil signora che non guasta, insomma era parecchi anni che non riuscivamo, come dire, ad avere questi risultati con qualche bella signora, quindi questo ci fa solamente che piacere. Le prove le abbiamo viste, insomma c'è una storia, c'è un lavoro alle spalle che consacra questo lavoro, quindi Francesca per un anno ci rappresenterà, ma è un piacere più nostro che di Francesca, mi viene da dire, perché sul serio c'è un valore che da qui in avanti regaleremo a questo volto, e questo volto sul serio ci appartiene, teniamocelo stretto. Poi Emanuela si parlava prima, anzi il Presidente ci ha anticipato questo discorso di un nuovo concorso, stanno crescendo queste competizioni che poi sono semplicemente, come dire, un modo per confrontarsi con un vino, un territorio, no? Parlavamo di cosa? Del DOC Prosecco? DOCG? Certo, DOCG. Io ogni tanto mi confondo tra DOC. La cosa interessante è che sempre di più si sta spettacolarizzando per Ice Veneto questo aspetto, quello dei concorsi e della possibilità di mettere a confronto le varie professionalità e competenze e cercare anche un po', è una forma di scouting di fatto, certo, perché facciamo emergere le persone brillanti in questo modo. Soprattutto questi concorsi a tema che mano a mano contiamo maturino e trovino modo di realizzarsi, diventano anche, come dire, le tappe importanti per dare uno sbocco anche a questo grande lavoro che stiamo facendo, quindi in un futuro più o meno lontano, io spero molto vicino, c'è la voglia di riuscire a creare questo piccolo campionato Veneto attraverso le più grandi realtà regionali, le più grandi realtà produttive, grazie al quale prima o poi anche il concorso di oggi, che è il concorso regionale, non diventerà null'altro che la tappa finale di un percorso, quindi questo è un po' l'ambizione e l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Per farlo ovviamente abbiamo bisogno anche del grande sostegno del mondo produttivo e dei consorzi più. Esatto, prima ricordavi che avete tra le vostre file un altro, diciamo, amico che vi sostiene nelle iniziative, l'acqua, che in qualche modo ogni giorno abbiamo in tavola, no? Certo, mi fa piacere che tu lo ricordi, perché spesso no, c'è questa brutta. L'acqua viene un po', come dire, viene sminuito, in fondo no, che c'entra l'acqua con il mondo del vino, invece c'entra molto, perché l'acqua è un elemento fondamentale anche in tutto quel lavoro importantissimo che facciamo per accompagnare un pasto, per accompagnare un tavolo, quindi bravo sommelier sa anche accompagnare con perizia, con intelligenza, l'acqua giusta al momento giusto. E questo rapporto con questa azienda che sta nascendo e che è nato in questi giorni ci dà anche questo grande conforto, che è l'idea di poter confrontarci con un'azienda che ha capito fin da subito che l'acqua non è solo acqua, ma c'è la possibilità di confrontarsi con valori che sono la purezza, che sono l'intelligenza dell'accostamento. Anche i valori parlano. I valori, c'è una lunga serie di valori che accompagnano anche questo mondo, quindi quando un prodotto diventa un valore scatta la miccia, scatta la molla giusta per poter costruire. Da una nuova partnership invece a una partnership più consolidata con Bonaventura Maschio. Sì, beh, Bonaventura Maschio è una realtà che rappresenta il Made in Italy tra l'altro nel mondo, quindi è un marchio di grande prestigio. Non a caso esiste questa alleanza, questo connubio con Ice, perché grazie a Bonaventura Maschio e ad Ice si coltivano talenti non solo nell'ambito del vino, ma anche nell'ambito della, diciamo, conoscenza e approfondimento dei distillati. Certo. Aggiungo di più, è un rapporto consolidato già da un sacco di anni, di cui possiamo solo che essere orgogliosi, perché è un rapporto che nasce dentro le mura di casa, grazie al quale in questi anni abbiamo veramente visto passare tantissimi ragazzi e formarsi in maniera molto, molto importante. Tra l'altro io sono stato testimone dell'ultima visita e con anche selezione dei sommelier che hanno vinto, uno dei quali ha vinto stasera, ed è affascinante già di per sé il tema. Diciamo che il mondo del distillato e dello spirito in genere è un mondo a sé stante, ma un mondo estremamente intrigante, che consente anche a chi si occupa di vino di, come dire, di accendere tutta una serie di segnali, di commistioni straordinarie con quello che poi un vino riesce a raccontarci. Quindi sono due mondi estremamente paralleli.
mi piace ricordare che questa è un'azienda che ha saputo investire fortemente nel mondo della formazione e sostenere questo lavoro in anni molto lontani, dove pochissimi avevano capito quanto poteva contare questo tipo di lavoro. Quindi a Bonaventura Maschio va veramente il mio grande applauso per aver saputo leggere con grande intelligenza questo tipo di grande lungimiranza.